Io volevo una mattinata di acqua. Sì, sta arrivando anche quella. Grazie. Che buio che c'è qua. Ovviamente quando Jodorowsky è venuto a fare il seminario al mio cinema, tu hai messo il fiore? No. Perché non c'hai il fiore? Non ci pensavo, avevo letto. Guarda che devi pagare 1.000 euro, se no non entri. Ciao ciao. Dove nella scatola, dove faccio il seminario? Beh, credo di sì, sì. Se hai il fiore puoi entrare. Devi avere il fiore. Allora puoi entrare. Sì. Ecco che c'è qui Melissa. Ciao Melissa. Una città. La città da gentile. Oh, bene mai. Ah sì, costa 10 euro. Dove in Calabria? Ad Acri. Ad Acri, dove io ho dato un bacio a una ragazza in una piazzetta e quando siamo arrivati a casa, la padrona di casa ha detto: che avete fatto? Che avete fatto? Io ho dato un bacetto qua, no? E siamo dati un bacetto. Sei proprio solare tu oggi. Perché oggi è il tuo birthday. My first day. Adesso sto nascendo. Alle 5. No, sono già nata da un'ora. Alle 5. Io ti faccio un augurio che è questo. Che tu oggi smetti di avere un'età e hai in te tutte le età che hai compiuto, ma anche tutte le età che compirai. E nel corso della giornata devi cercare in quale momento hai 10 anni, in quale momento ne hai 40, in quale momento ne hai 90, in quale momento ne hai 27, 15, 1. Grazie. Perfetto, va benissimo, così almeno lui lo prova e ci siamo. Faremo entrare le persone. Fare entrare, va benissimo. Certo. Cosa ne fate di questo fiore? Questo fiore lo mettete possibilmente in un bicchiere d'acqua e vedete quanto riuscite a farlo campare. E avete esattamente il tempo in cui sono vissute tutte le informazioni che avete ricevuto a scuola, il tempo di un'informazione recisa. La stessa cosa è accaduta a tutti coloro che sono andati a scuola e che hanno ricevuto una nozione obbligatoria, si chiama scuola dell'obbligo. E l'obbligo, come sapete, è cugino secondo dello stupro. Tanto che io vi consiglio, come dicevo credo ieri sera, di regalarvi ogni sera un minuto, due, massimo tre, per fare la lista delle azioni che avete compiuto durante la giornata, su due colonne, non entrate e uscite, ma azioni desiderate, azioni obbligatorie. E se le azioni obbligatorie superano le desiderate, voi avete già, per così dire, un piede nella bara. Non pensiate che sia forte la mia affermazione, io mi sono misurato rispetto a quello che davvero accade quando una persona vive sottomessa solo ad azioni obbligatorie. In quanto la parola desiderio, desidera, è qualcosa che viene da lontano, da esterne, per cui voi non potete bloccarla. Perché nel ritardo, il ritardo è un bagaglio
di un sopravanzo di disperazione, nel senso che la persona in genere, in questo contesto culturale che è l'Occidente, alle persone non viene regalata la serenità o la gioia, così, ma proprio il gadget principale è la disperazione, no? E la disperazione viene, sorge dalla negazione dei bisogni fondamentali. Mettiamo che uno ti comunichi che tu alla tua età hai un bisogno per il tuo quadro ormonale di almeno 3 orgasmi a settimana. Se poi ti mettono che ce n'hai uno ogni 7 anni, è chiaro che qualcosa di strano accade, no? Al tuo quadro. E lì questo qualcosa è sempre vestito di disperazione. La disperazione è un enunciato interiore che si esprime con un disagio. Come dice un vostro grande, trascuratissimo fratello, che si chiama Amleto, così la vigliaccheria fa di noi tanti codardi. E il colore nativo della risolutezza si ammala nel pallido insieme dei pensieri e perde il nome di azione. Se ognuno di voi avesse, come me, avuto il patrimonio di andare appunto a piedi nudi sulle colline, di diventare amico di tutti gli animali, di tenere in mano le vipere, di parlare con le volpi e di essere ascoltato, chiunque di voi potrebbe dire le cose che io vi dirò, che sono semplicemente cose che vi direbbe qualsiasi bambino di 3 anni, appunto, in quanto per me non c'è stata la tragica età dei finti entusiasmi. Mi spiego. Sto tentando di comunicarvi delle cose, non è che vi sto insegnando niente, vi comunico le cose che immagino possono essere. Se non altro a tornare a vedere il mondo. Allora, a Torino, sotto i porti, c'era una di queste mamme coatte con la bambina in mano e le stava imboccando e la bambina continuava a fare così con la mano, no? E io le ho detto a questa donna, prova a dare il cucchiaio in mano. E lei ha dato il cucchiaio e la bambina ha fatto, l'ha messo nel bicchiere, ha fatto, schiaff, e si è messa, praticamente, una cucchiaiata di sta pappina che aveva qua e lei mi ha detto vede si sporca tutto e io le ho detto sì ma è il prezzo della sua libertà proprio pian piano lei farà così ma questo è per dirvi quanto sono innocenti queste perversioni dopo questo qui va a scuola. E a scuola, voi sapete cosa accade, per 8 anni viene rincretinito con una serie di informazioni obbligatorie. Se uno osasse dire scusi, ma io a me non mi interessa Camillo Benso, Conte di Cavour, cosa fare? Guarda che se fai così verrai bocciato, e se vieni bocciato non sarai promosso, e se non sei promosso tu non avrai il diploma, e se non hai il diploma non troverai. Come se il lavoro fosse, no? Pensate che è talmente ipocrita questa valutazione del lavoro, è talmente insinuata dentro di voi, che voi, ognuno di voi che non ha lavoro, invece di essere strafelice, perché non ha questa rottura di palle tremenda di andare lì a fare sempre le stesse cose, soffre. E vai in cerca di qualcuno che ti dica sì, sì, ti do un lavoro, ti posso dare 400 euro al mese, lavorerai 9 ore al giorno, però ti darò grazie, grazie. Poi va a casa e dice mamma, ho trovato lavoro! Yuhu, capito? Thank you.
Mamma, è vero che i bambini nascono dalla pancia? I bambini a letto. Me l'ha detto Carlo. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? È un imbecille! Così fa. E questa è l'educazione che tu dai ai tuoi figli?